una grande giornata. La necessità di espandersi a causa dello sviluppo industriale porta alla bonifica di territori per fondare nuove città. Littoria, attualmente Latina, è nata con criteri di urbanizzazione nuovi e rivoluzionari, che precedono quelli regolamentati dalla legge 1150 del 1942. La planimetria di Latina si presenta con una rete di strade radiali uscenti dal nucleo della piazza e con cerchi concentrici che le uniscono. Latina ha importanti esempi di architetture razionaliste. Prima su tutte la Torre Civica, che oltre a essere un punto di riferimento per la città, era utilizzata da Mussolini per parlare al popolo, attraverso un ballatoio che affacciava sulla piazza principale. È interamente rivestita di travertino, materiale molto utilizzato durante l'epoca fascista, e che ritroveremo in Palazzo M. Questo è caratterizzato da forme geometriche semplici e definite, e da ampie facciate. A Latina ha partecipato uno dei più grandi esponenti dell'architettura razionalista, Angelo Mazzoni, realizzando le poste che ritroveremo nella prossima città. Stiamo parlando di Sabaudia, seconda città di fondazione dove Mazzoni progetta le poste. Un edificio con tipiche forme razionaliste, ma al tempo stesso vengono impiegati dei materiali particolari, come il marmo rosso. Il tutto rivestito con tessere vitree blu in omaggio ai Savoia. Al centro ritroviamo la torre, rivestita in travertino. Da qui si diramano tre vie. Una di queste ci collega alla chiesa. Nel mosaico sulla facciata della chiesa troviamo l'unico ritratto di Mussolini, rappresentato durante la mietitura del grano. Sabaudia, per la sua vicinanza ad un lago costiero ed alla costa mediterranea, è stata progettata con un forte stampo turistico. Si trovano infatti ampi viali, ideali per le passeggiate e molti edifici residenziali. Questi seguono un preciso piano regolatore. Raggiungono infatti un'altezza massima di 2 piani. Meno importante dal punto di vista architettonico è Pontinia. Un allagamento causato dall'ostruzione dei canali non solo ha distrutto 2/3 della città, ma ha anche fatto rivivere a Pontinia l'incubo delle acque e della palude. Uno degli edifici degni di nota è la torre idrica, situata non molto distante dal centro. La torre civica è rivestita in mattoncini in laterizio. Purtroppo, alla sorte di Pontinia si aggiunge anche Aprilia, dove la torre civica ed altri edifici centrali furono distrutti da un bombardamento che limitò fortemente la presenza di architetture razionaliste nella città. Gli edifici principali, come la chiesa, affacciano su una piazza, nella quale centinaia di persone si riunivano per ascoltare le parole del Duce. Proprio come Aprilia, anche un'altra città è stata pensata con una piazza centrale che riunisse il municipio, simbolo della politica, e la chiesa, simbolo della religiosità. Si tratta della quinta ed ultima città di fondazione, Pomezia. Pensata come città agricola e quindi con pochi esempi di architettura razionalista, il piano urbanistico di Pomezia prevedeva un asse principale, l'attuale via Roma. Importanti elementi di architettura razionalista li troviamo nelle poste, con grandi colonne in travertino che danno un evidente slancio verticale. La chiesa qui è fatta interamente da mattoni in tufo. Pomezia ospita l'ex casa del fascio, con un'entrata caratterizzata da scalini e da 2 colonne molto tipiche, i fasci. La torre civica è principalmente rivestita da mattoni in tufo, materiale quindi che torna ad essere presente a Pomezia. Un porticato in travertino, contraddistinto da archi a tutto sesto, crea il ballatoio dal quale Mussolini si affacciava. Si noti come l'interno è in intonaco, poiché, sotto richiesta di Mussolini, non doveva esserci cemento a vista. Elementi verticali, l'uso del travertino per scandire finestre ed entrate, architetture con precise collocazioni, grandi facciate e piani urbanistici lungimiranti. Queste sono le caratteristiche principali dell'architettura razionalista, presente nelle 5 città di fondazione.
Azione! Vai. Si noti... Zito! Si noti come l'interno... È in... Ok, sì. È intonato. Sì, sì. Si noti come...